Noi ci siamo occupati del risanamento del Villa Alessandrini di Staggia, San Prospero, dove abbiamo utilizzato le tecniche meno invasive e più rispondenti all'edificio, cioè senza cercando di creare, di accompagnare l'edificio nelle sue eventuali successive modifiche, e per mezzo di tutti interventi rimovibili, cioè pannellature in legno, tiranti in ferro e comunque tutti elementi rispettosi dell'edificio e della sua storicità. Quello che abbiamo fatto è derivato chiaramente da studi molto dettagliati che hanno validato quelli che erano i nostri concetti sulle modalità del danneggiamento che c'è stato e sulla possibilità dell'edificio quindi di supportare successive sollecitazioni. Credo che questa sia la modalità che si deve sempre tenere nell'ambito di interventi su edifici storici, perché la cosa importante è calarsi di volta in volta nella sua peculiarità e quindi adottare gli interventi che più si sposano con la struttura sulla quale si va a operare. Questo è, diciamo, il nostro modus operandi generale e credo che finora abbia dato dei buoni risultati.